giovedì 31 dicembre, Capodanno alternativo, Capodanno in tenda, passiamo il Capodanno in tenda, passiamo, macchina carica, dove? Posto alternativo. Se il Covid ci toglie la libertà, non è detto che ci possiamo non trovare la libertà nelle piccole cose. Abbiamo pensato bene di ritagliare la nostra libertà uscita in tenda, Capodanno in tenda, a casa di mia cognata, e la montiamo esattamente qui. Suo giardino. Mio cognato è ben contento di avere i profughi fuori casa. E olè. Montata la tenda, e lì sono i cagnolini di mia cognata, quella è mia cognata. Come ci si sente ad avere un centro d'accoglienza davanti alla porta di casa? Come inquadrare? Stavolta sta sempre le pulizie, questa è la location, questi sono i panni, quelli sono i panni stesi. È montata praticamente sul brecciolino. Ci siamo attrezzati pure per aria picnic. Guarda come stiamo, accampati proprio da profughi. Non ci manca niente, dai. La signora sta attrezzata la camera da letto. Abbiamo fatto tutto salone, la parete divisoria centrale l'abbiamo tolta e l'abbiamo messa davanti. Ce la facciamo a fare il riposino pomeridiano, no. Signora? No? Sono contento. Camera matrimoniale per due. Qui di solito mettiamo il bagnetto, ma non ce lo siamo portati, perché tanto passo, andiamo da mia cognata. Alto là, chi va là? Ci siamo messi pure la lucetta tattica. Mio cognato c'ha qualche dubbio sul materasso. Leggermente alto. Sono 50 cm. Scendi comodo e stai bello alto dall'umidità, no? Ma è alto. Provalo. Ma io ce la provo. È alto una litra. Prova. Guarda se stasera non tocca che te do il letto mio. Eh? Mamma mia. Ti è becca, va. Che si addrizzano tutti i reni. Solo i reni, Massimo. Ho fatto la battuta, ho fatto la battuta. Che materasso. Ci vogliono i miracoli. Pinello. Ci siamo organizzati pure con un piccolo barbecue. C'aveva una fiorentina, proviamo a buttarla sopra stasera o domani, giusto zii? 5, 4, 3, è presto. Andiamo alla ricerca del po' di legna. Quello va bene, basta che ne è umido. Voilà, appena prima tornata, va bene. Che dici Massimè? C'ha la fama a far suo focherello stasera? Sta sbraga proprio l'arberi. Io ho detto andiamo a fare un pochetto di legna, proprio l'arberi. Abbiamo fatto la carriola. Un pochetto di legna, zi. Ai che gliela famo. Cazzo, pure la curva underground. Arrivati al campo base. Okay. Cos'è che si passa? Mi male si fa scavallare la scura. Vuoi? Siamo sempre noi. Zitto, bestia. Non c'è bulletto. Non me lo sono potuto portare, sennò se scanna questi due. Bulletto. Tac! E ci siamo organizzati a braciata di stasera, tiè! Yeah. Oh, a me mi fa mettere pure i pattini per andare su quel letto. Questi perché il lenzuolo è il suo, sennò. Ah, ecco, perché il lenzuolo è da sorella. La prima volta che siamo nel letto nella mia casa villetta con mia sorella, Hai paura, ma. Guarda, fatti vedere che ci sta riprendendo. Oh, ma che è questo assembramento qua? Guarda che salto. Allora. Ma è atletico sto cazzo. 1, 2, 3. Ti ha dato una slinguazzata, ha fatto la gastroscopia. E so fare io. Proviamo il coltello nuovo. Regalo di Natale.
sempre un full tank. Fa dei buoni stick. La lama è da affilare, non ci ho avuto tempo da affilarlo, però pare che fa il suo lavoro. Funge. Dai, le braccia. No, andiamo a attrezzare. Ecco qua. Andiamo di diavolina, bisogna essere un po' più pratici qua. Così. Le donne si sono date, sono andate a prendere il pane, altro po' di vino e noi intanto si attrezziamo, anzi ma abbiamo messa la tenda in modalità notte, eccola qua, stasera scendiamo tutti dentro. Ho misurato, c'ho il misuratore di temperatura dentro, sta a 4 gradi, più 4, tanto col fiato, eh? Sei persone dentro col fiato, voglio scallare. Ma che cazzo dici, mangiamo là? Poi ho accesa la stufa. Non è temerario, non è temerario, accesa la stufa. Non so tutti come campo brace. Dai, buttati, lanciati. Niente, sono ragazzi. A sora solitudine. Guarda un po'. Oh, sei sempre ben accetta. Soprattutto quando porti questo. La moglie dici qualcosa, Massimo non vuole mangiare entrare la tenda, c'è freddo. Ma sei bravo! Guarda! Non inventare il cazzo, quello è solo per andare a dormire. Ah, senti. Au, ma che se mangiamo? Che? Tipo, vediamo un po'. Vediamo. Allora, il pane. Ok, questi sono per quelli che stanno male. Il pane. Poi mia cognata fa queste splendide torte salate. Questa qua è fatta con salmone, olive e stracchino. Poi quest'altro. Mamma mia, che spettacolo! Prosciutto cotto e mozzarella. E una broccoli, patate e salsiccia. Broccoli, patate e salsiccia. E l'altra è a sorpresa. E l'altra è a sorpresa. Io sto facendo la bava, mangeranno tutti la mia bava. Sto sbavando. La spia che è gorgonzola, speck. Stracchino e patate. Ah. Tanta roba, insomma, buona. La cioccolata uguale, se mangiamo pure la cioccolata. Pezzetto di campo brace ci sta sempre. Ci abbiamo una fiorentina di irlandese, becca sta slerpa, un po' la tagliamo tutta a mo' di tagliata. E poi ci abbiamo due salsiccette. Siamo un 6, rispettiamo le regole del Covid. Ho fatto un altro poco di legna. Lasciamo il chiuso fuori. Ci passiamo? Come lo troviamo? Abbiamo fatto già farina carriola. Ok,
Dai, io mi sto tenendo, c'ho pressione alta. Auguri e buon anno a tutti. Vale, no. Belli e brutti. È arrivato il cognato. Come te ne vai all'interno? C'hai il camper già? Sì, sì. No, io ho tipo tenda. Io sono ruzzo, io no, io do a febbraio che la tenda. Vista la tenda, ha detto sì, può traslocare da casa. Viene pure lui, tanto c'è lo spazio. Comunque per me la meglio è questa. Speck, gorgonzola, patate lisse e noci. Qual è la meglio? Ma per me sono tutte buone, però io preferisco quella col prosciutto e formaggio. Cognata, qualche volta mi sono presa promossa numero uno. La gorgonzola. A poi tutte salate numero uno. Ieri abbiamo fatto. No, è l'unico formaggio che non. So ragazzi. E che tu dica, fa auguri a tutti. Vada, vada, eccolo! E dai, e porta fortuna, tutto il bellino.
Ah, buongiorno, vi sveglio con pioggia. Tira un po' di vento, ma la tenda regge alla grande. Colazione con la cioccolata. Oh, è pezzo tu? No, grazie. Certo, io vado. Colazione da campioni. Buongiorno. Buongiorno. Come andate la nottata? Benissimo. Benissimamente? Ancora tira un po' di vento. Però va bene così, basta che involiamo via. La tenda. Ci sono 11 gradi e 6, 87 d'umidità. 11 e 6. La mattinata di gennaio. Va bene, dai. Qui tutto tondola. Sta bene il mar de mare. Va fuori. Bella mattina uggiosa. Soffia che non ti temo, soffia! Stamattina sono riuscito, ho ricontrollato un po' i cordi di tensionamento. Qualcosa era lento. Ho aggiunto qualche picchetto, perché ieri ne ho messi qualcosina in meno. Dico, tanto vento non ne tira, sono protetto. E invece ho messo qualche picchetto in più. Vediamo chi arriva. Alto là, chi va là? Chi bussa alla mia porta? Caffettino. Oh, che spettacolo. Thank you. Gracias. Che dicono i nostri vicini? Siamo i vicini dormiglioni. So, ragazzi. Ecco qua. Mattinata. Ormai è tutto così. Fuori piove. E ancora tira un po' di vento. Ehi ragazzo. E non vuole smettere. Siamo arrivati all'una. E non vuole smettere. Dovrebbe smettere un po'. Comincia bene stanno, la pioggia, hanno bagnato, hanno fortunato, boh. Basta che ci porta cose buone e poi le salute, speriamo. Aperitivello. Ehi ragazzacce, colazione da campioni proprio, guarda, ho detto famo due lenticchie, tanto pesce qua un pochino. Ha fatti i tramezzini, sta mascalla e le torte salate di mia cognata. Com'è nata la noce? Bene, bene, benissimo. Guarda che occhi. Benissimo. È tornata da rave party. Vabbè, noi andiamo di prosecchino, inizio all'anno. Ah, senti. Auguri. Auguri! Auguri! A sgraccià un pochetto di parmigiana! T'ho beccato quel sorcio in bocca! Buonasera a tutti! Primo gennaio 2021, sera, dopo cena, io mi sono buttato un branda. Sto proprio di sacca a pelo, tira vento. Si sente e si vede. La signora l'ho lasciata di là, sta a guardare un film con la sorella e io me ne vado a letto. Pare che mi sono messo un preservativo in testa. Mamma mia che cappuccia, che roba. Però ti sa che a pelo sono una bomba. Adesso poi si chiude tutto di lato qua. Fagotti, mamma mia, c'è scritto che questi saccappelli reggono fino a meno 10 fuori. Magari viene la pioggia, perché qua la pioggia sulla tenda è qualcosa di spettacolare. Mi piace troppo.
comunque dentro al sacco a pelo mi faccio di quelle dormite. Io in tenda non uso, in tenda mi rilasso proprio, mi piace proprio dormire in tenda. È bello sentire la natura pure che strilla fuori. Sì, fa un po' di rumore la tenda quando c'è vento, però il gioco è pure questo. A me piace. La signora sbrocca, gli dà fastidio il vento. Ma tanto dopo 2 secondi che sta dentro al sacco a pelo russo. Che pace! Ma guardate che roba! Questa così. È arrivata la pioggia! Che bello! Vabbè, buonanotte a tutti! Domani si smonta! Pranziamo, smontiamo e andiamo via! Notte.